Salve a tutti amici di MarcosBox e benvenuti in questa nuova puntata delle recensioni di MarcosBox delle applicazioni per smartphone e tablet Android. Quest'oggi voglio consigliare un'applicazione apparsa proprio pochi giorni fa sul Play Store, un'applicazione che ha una marcia in più rispetto alle altre del genere. Sto parlando di Oggi in TV. Adesso vi faccio vedere sul Play Store. Se non la trovate nella ricerca nel Play Store vi lascio il link, non la trovate subito perché è appunto è stata da poco rilasciata, quindi deve ancora scalare, diciamo così, le classifiche, gli algoritmi di Google per la presentazione. Oggi in TV è stata sviluppata da Kaleidos Studio, dei programmatori italiani, quindi è tutta made in Italy. Che cosa fa? Come lascia presagire il nome, si tratta di una guida dei programmi della TV digitale terrestre. Vengono mostrati all'interno dell'applicazione tutti quanti il palinsesto della data corrente e del giorno successivo dei principali canali del digitale terrestre che hanno caratura nazionale, quindi sto parlando di Rai, Mediaset, tutti quanti quelli della TV dei bambini, Focus, MTV, La 7 e quant'altro. Non trovate quindi i programmi del digitale terrestre, quelli locali, che ne so, io sto in Puglia, non troverò su questa applicazione, Telenorba. Però, comunque, l'applicazione è giovane, quindi penso che verrà implementato in futuro anche altri tipi di canali, non soltanto quelli nazionali, ma anche quelli locali. Comunque, in calcio trovate comunque l'email dello sviluppatore, quindi potete inviare una mail e suggerire appunto l'aggiunta di questa funzionalità, come per esempio anche spero venga aggiunta prossimamente la possibilità di avere più giorni della settimana in programma, quindi non soltanto il giorno successivo e quello corrente, ma anche quello che ne so, fra una settimana, insomma, così come succede sugli almanacchi della TV. Qual è la particolarità di questa applicazione? Adesso andiamo a scoprire assieme. Eccola qui, Oggi in TV. Come potete vedere, appena avviate l'applicazione, si mostra con un look in stile material design. In alto troviamo un tasto funzione e poi abbiamo subito una lista dei canali. I canali non sono messi a lista, ma sono messi in primo piano, quindi facili da trovare, ideali quindi anche per chi ha una certa età oppure problemi di vista, insomma, che non vuole classica applicazione scritta a lista, che uno deve mettersi a leggere. Qui la memoria visiva riesce subito a individuare il canale che dobbiamo andare a vedere della programmazione. Andiamo a vedere come funziona. Ad esempio, andiamo a vedere Rai 1. Sono le 11.47 mentre sto registrando questo video e come potete vedere viene evidenziata con una fascetta di colore diverso l'informazione sul canale, sulla trasmissione attualmente in corso su quel canale. Alle 11.05 infatti è iniziata la trasmissione a conti fatti. Tappandoci sopra è possibile avere una breve descrizione della trasmissione in corso. Come potete vedere c'è anche un'indicazione temporale, dura 55 minuti. Ok, torniamo indietro. Vediamo un'altra caratteristica di questa applicazione. In alto a destra, come potete vedere, c'è un orologio. Clicchiamo sull'orologio e viene mostrata la corrispondente fascia oraria nella quale ci troviamo. 11.48-12, arriviamo alle 12, che è la fascia oraria, dalle 11 alle 12. In questa fascia oraria che cosa abbiamo? Abbiamo delle informazioni relative a tutti quanti i programmi che sono in trasmissione in questo momento su tutti i canali. Su Rai 1 abbiamo Conti Fatti, su Rai 2 i Fatti Vostri, Rai 3 Elisir e via discorrendo. Cosa abbiamo? Cosa avete notato subito? C'è un grafico a torta a fianco di ogni trasmissione. Cosa fa questo grafico a torta? Questo grafico a torta ci dà informazione visiva a che punto si trova la trasmissione. Nel senso, come potete vedere, a conti fatti sta già a tre quarti, superati i tre quarti della trasmissione, quindi manca poco alla fine. Stessa cosa di Sir. Andiamo a vedere, per esempio, su Rai 4 c'è
una trasmissione che inizia tra pochi minuti, circa 10 minuti. Se andiamoci a, ce ne andiamo a tappare da sopra, vediamo che effettivamente la trasmissione è iniziata alle 11.45, quindi circa 5 minuti fa. E graficamente già abbiamo, appunto, grazie a questo grafico a torta, un'informazione, abbiamo un riferimento temporale che ci fa capire a che punto della trasmissione ci troviamo, quindi anche molto interessante. Altra caratteristica interessante è che il tasto multifunzione che c'è a destra ci consente di aprire un ulteriore menu. Come potete vedere ci sono diverse categorie. Se noi ci troviamo, appunto, siamo alle 11.49 e vogliamo vederci un film, su quali canali stanno trasmettendo film, impostiamo il filtro film, ecco qui, ci viene mostrato che gli unici due canali che a quest'ora stanno trasmettendo un film sono Iris e Rai Movie. Altri filtri che possiamo fare, Fiction, come potete vedere, vengono filtrati per Fiction, telefilm, come li volete definire voi, canali di informazione. Possiamo anche mettere più filtri contemporaneamente, che sono, ci interessano i film, ci interessano le fiction in questo momento, e ci vengono mostrati quali sono film e fiction in questo momento. Quindi è anche carina questa scelta, questa possibilità. Cliccando poi, torniamo al menu principale, cliccando sul tasto nel menu principale abbiamo due funzionalità: ora in TV, che è quella di prima, che vi fa vedere la fascia oraria, e prima serata. Prima serata vi catapulta immediatamente a cosa c'è questa sera nella fascia della prima serata, quindi dalle 21 in giù, i film in prima serata, e appunto abbiamo la possibilità di vedere tutti quanti i film in prima serata. Quindi stasera, se volete sapere che cosa c'è questa sera, potete trovare questa funzionalità. Dunque, sì, appunto, c'è una funzione interessante che personalmente non ho visto su altre applicazioni simili, che è la possibilità di impostare dei promemoria per quanto riguarda l'inizio di una trasmissione. Vi faccio un esempio, ne so, andiamo su Italia 1, andiamo nella giornata di domani, andiamo domani sera, che ci sta domani sera, e non ci vogliamo perdere Jack Frost, il film. Tappiamo, tenendo premuto, appare questo promemoria che dice: vuoi salvare il programma nel tuo calendario? Pigiamo sì. Evento salvato nel calendario. Andiamo a vedere. Apriamo il nostro calendario. Andiamo nei giorni. Ta-da! Ecco qui. Come potete vedere, l'evento, il film in questione, viene inserito nel nostro calendario, ci viene detta a che ora inizia il film, a che ora termina, viene segnalato come programma TV, verremo avvisati 15 minuti prima. E quindi, che succede? Succede che se non volete perdervi un film, un spettacolo o quant'altro, potete inserirlo nel calendario, così il vostro smartphone vi ricorderà che a quell'ora c'è l'evento, quindi di sintonizzare il canale della vostra TV su quel canale, appunto. È una funzionalità interessante, carina. Come detto, l'unica applicazione che attualmente ha soltanto canali a caratura nazionale, vabbè, però questa è anche, diciamo così, giusto, perché fare un database con canali, diciamo così, anche locali sarebbe difficile da gestire, perché bisognerebbe andare poi a specificare informazioni geografiche dove ci troviamo. E poi l'altra piccola, appunto, che si può fare è che sono solo presenti due giorni, cioè oggi e domani. Però per quello, comunque, per come è stata concepita l'applicazione, per le funzionalità che ha, secondo me promette bene, e spero che venga implementata in futuro in maniera ancora più efficace. A me piace, la installerò di sicuro ad alcuni miei parenti che sono fissati con questo tipo di applicazioni, perché è molto, molto utile. Poi, come potete vedere, si sposa bene con il Material Design, perché sfrutta le API del Material Design di Android Lollipop. E la pubblicità c'è, però non è per niente invasiva, è soltanto un piccolo banner. A me piace, vi ho detto, fateci un pensierino, lasciate poi un commento in calcio al video e al post correlato sul blog per farmi sapere che cosa ne pensate. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci vediamo alla prossima video recensione. Bye bye!